la sindrome long COVID SARS e quindi la presenza di illustri relatori. No, vorrei capire perché lei è Novax. Se è Novax per moda, per esibizionismo, per bastian contrario, per secondi fini, le dico subito che non intendo più parlare e rispondere. Se lei è Novax per paura, allora sì, io cercherò di capire le sue paure, cercherò di venirle incontro e di convincerla e con la forza dei numeri. Medici, i quali hanno detto noi siamo disponibili a confrontarci con i Novax, anche se qualcuno ha detto no, se uno è Novax perché per atteggiamento non ci parlo, se Novax perché vuole spiegazioni sono disponibile. Ecco, questo convegno è stato importante per questo, si può dialogare, capire e spiegare il perché bisogna vaccinarsi. Perché soprattutto per quanto riguarda il vaccino, ho visto che molti Novax propugnano l'uso di altri farmaci, ma il vaccino è stato fino ad oggi è stato somministrato a più di 8 miliardi di persone in tutto il mondo. Quindi non mi si venga a dire che un vaccino sperimentale, perché la platea di somministrazione è imponente. Nessun altro farmaco, anche di quelli che propugnano, magari vengono propugnati dai Novax farmaci che magari un domani saranno interessanti, ma a tutt'oggi parliamo di farmaci che hanno qualche centinaia di somministrazioni, tutto al più, rispetto a 8 miliardi di somministrazioni. Vorrei dire una cosa. Molte persone dicono, hanno creato le confusioni, ci hanno detto prima una cosa e poi un'altra. Allora io chiedo alla persona comune come me, scusate, voi sapete che oggi le macchine hanno i freni non l'hanno più a tamburo come una volta, ma a disco. Allora uno potrebbe dire, mi avete insegnato tutta la vita che il freno della macchina doveva essere a tamburo, adesso disco. Certo, perché se ne è trovata una nuova che prima non si conosceva, le varianti del virus danno nuove informazioni, i casi trattati diventano da 1000 a 100.000 e le informazioni aumentano. Scusate, noi abbiamo avuto uno Stato che ci ha insegnato a mettere come protezione per la perdita di calore l'amianto obbligatorio, e addosso l'amianto bisogna distruggerlo perché dà un tumore terribile della pleura che è veramente mortale. Ma prima non si sapeva, non era stato, è una informazione nuova. Quindi anche qui delle volte, io sono d'accordo nel dire che le volte vengono date informazioni superficiali che nascondono altre possibilità, ma la realtà è che la scienza progredisce, ci insegna nuove cose e noi possiamo far altro che dire quelle che sappiamo sulla letteratura. Quali sono i problemi, le problematiche che possono essere conseguenziali alla patologia del Covid? Quindi oggi se ne parla moltissimo e naturalmente i problemi sono molteplici. Molte persone hanno sintomi diversi, quale l'insonnia, quali disturbi articolari, quali disturbi anche legati alla digestione. Ci sono sintomi. Nervosismo, sì, certamente. I sintomi sono molteplici. L'argomento è stato tracciato dal nostro presidente, dal professor Gasbarrini, perché nonostante l'età, mi permetto di dire, lui ricerca ancora, è un grosso ricercatore, è un grosso studioso, eccetera, e quindi confrontando un attimino le nostre perplessità, lui disse facciamo un qualcosa che possa interessare un po' a tutti, una divulgazione non soltanto per quanto riguarda i medici di famiglia, ma gli specialisti, i giovani, perché noi lavoriamo sul territorio molto con le scuole e quindi tanto è vero che stamattina ci sono 50 ragazzi del liceo Cacciopoli di Scafati con i quali noi facciamo da ben 4 anni la curvatura biometrica, cioè cosa che spetterebbe all'ordine dei medici, ma l'ordine ha deputato noi a fare ciò, cioè certamente l'orientamento a eventuali approcci all'università, alle materie scientifiche.